Direttore Condolo, aveva detto in fase di presentazione alla vigilia di questa gara, sono sicuro della mia squadra, sono sicuro di ciò che compone la mia squadra, un gruppo di uomini. Ma penso che una squadra è fatta soprattutto di uomini. I ragazzi oggi veramente hanno dimostrato di essere prima che calciatori degli uomini, perché in un momento di grande, veramente di grande difficoltà anche numerica, quelli che oggi hanno avuto spazio, che prima hanno giocato poco, hanno dimostrato di essere dei grandi uomini. Di questo ne sono veramente felice. È un piccolo passo che abbiamo fatto, non abbiamo fatto ancora nulla. E continueremo a lavorare testa bassa, anche perché mercoledì abbiamo già un'altra partita importante che è con Catania. È una squadra operaia, oggi va sottolineato la cosa. Sì, una squadra che ha messo veramente l'anima, ha combattuto su tutti i palloni, ha fatto anche qualche trama di bel gioco. Abbiamo avuto anche la palla sull'1-0 per noi di chiudere la partita con la Ribi, è arrivato un po' in ritardo, però a prescindere dal discorso tecnico, credo che oggi veramente sia da elogiare il discorso caratteriale di questa squadra. Caratteriale e umano di questa squadra che poi si è riunita nello spogliatoio, ha voluto dedicare, tra l'altro anche con una telefonata, anzi più telefonate, questa vittoria a chi sta vivendo in prima persona questa maledetta pandemia che ha colpito appunto il gruppo rossoblu. Ma io oggi ci tenevo veramente a dedicare questa vittoria al presidente, perché è colui che ha creato tutta questa bella cosa, questa bella squadra, questo gruppo di persone per bene, di gente capace. Quindi va a lui tutto il merito e la dedica veramente di questa vittoria, sperando di averlo il prima possibile insieme a noi. E poi ci terrei a dedicare questa vittoria a Saverio Mancini, che è da diverso tempo che sta lottando con questa malattia, diciamo, e spero di averli presto tra di noi veramente, ma per tutte le persone in questo momento stanno passando un momento difficile. Direttore, tornando al campo, lo diceva lei, mercoledì si torna subito in campo, appunto, ci sarà un tour de force per la Vibonese che deve recuperare 3 partite di fatto. Sì, già mercoledì abbiamo un'altra partita difficilissima che è a Catania, ma noi dobbiamo fare un passo alla volta, conoscendo i nostri limiti, cercando di lavorare giorno dopo giorno, cercare di migliorarci tutti. Una cosa positiva è che mercoledì rientra anche il nostro allenatore, che è una pedina importante, fondamentale in questo gruppo. E quindi lavoreremo già da domani per arrivare a questa partita preparati e cercare di ottenere il massimo possibile. Ultimissima cosa, un pensiero per il professore Giovanni Saffioti, si è ritrovato oggi in panchina, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito molto commosso, tra l'altro. Beh, sicuramente per lui è stata una soddisfazione perché venendo a mancare il mister, venendo a mancare l'allenatore in seconda, era naturale che spettasse a lui dirigere la squadra in campo. Sono contento perché, ripeto, questo è un gruppo di professionisti, di persone per bene, quindi è una soddisfazione che meritava. Sono veramente contento. Questo dimostra che remando tutti dalla stessa parte con professionalità e con dedizione si possono ottenere dei piccoli risultati, perché ora noi non dobbiamo fare voli pindarici in questo momento, perché noi abbiamo ben preciso qual è il nostro obiettivo, che deve essere la salvezza. Sarà difficile, ripeto, perché questo è veramente un girone di ferro, però noi cercheremo in tutti i modi di raggiungerla e di toglierci, perché una volta raggiunta la salvezza sarà una grande soddisfazione, per noi sarà come una vittoria di campionato.